La Vastese non sa più vincere, all'Aragona il Castelfidardo si impone di misura grazie alla rete di Bracciatelli. Ma andiamo per ordine, i biancorossi sono a caccia della prima vittoria stagionale e vogliono vendicare il passo falso di domenica scorsa contro il Matese. Mister D'Addario schiera un 4-3-3, i biancoverdi di mister Manoni, vecchia conoscenza aragonese nella stagione 2007, scendono in campo con un 4-3-1-2, parte dal primo l'ex di giornata Mataloni. Avvio al piccolo trotto delle due squadre, la prima occasione pericolosa è dei padroni di casa, la dodicesimo con Alonzi che la piazza a giro da fuori con il mancino, si salva De Maglia che si allunga e respinge. Gli aragonesi mantengono alta la pressione, sfiorano il gol con Panaioli, il numero 11 stacca di testa, l'estremo del Castelfidardo respinge d'istinto. I biancoverdi si vedono finalmente dalle parti di Dirienzo al 29esimo con una conclusione di Cardinali, tutto facile per l'estremo di casa. Da qui a fine primo tempo non succede altro e si va a riposo sullo 0-0. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. All'ottavo minuto Alonzi ha una palla gol importante ma sciupa tutto con un tocco morbido di esterno che si trasforma in un passaggio al portiere marchigiano. Al decimo Castelfidardo vicino al gol, Altobelli salva tutto con un intervento in scivolata provvidenziale prima che la sfera varchi la linea di porta lasciata sguarnita da Dirienzo. È il preludio del gol che arriva al minuto 16, Bracciatelli, la piazza dove Dirienzo non può nulla, 1-0 per gli ospiti. Al 21esimo Alonzi tenta la deviazione, l'estremo marchigiano devia in angolo sugli sviluppi del corner, Attili impatta di testa ma De Maglia fa ancora buona guardia. Al 26esimo è sempre il numero 8 di casa a provarci, la sua conclusione violenta finisce sul palo. Al 41esimo Alessandro ha la palla del pari tra i piedi, ma è straordinario De Maglia a dirgli di no. Entrambi i gesti tecnici meritano il replay. Da qui a fine gara non succede altro, per la Vastese arriva il secondo stop consecutivo e resta ferma a quota 3 in classifica. Il Castelfidardo con il minimo sforzo porta a casa 3 punti d'oro e sale a quota 9 in classifica. Mister D'Addario, una Vastese che non riesce a vincere in questo campionato, ci sembra che riesca a dire la sua solo quando va in difficoltà. Ma più che quando va in difficoltà, abbiamo detto la nostra anche prima delle difficoltà, non è che siamo andati 1-0, abbiamo creato 3 palle gol, sono stati bravi gli altri, noi abbiamo sbagliato una palla e ci hanno puniti, quindi non è che andiamo, reagiamo nelle difficoltà, noi cerchiamo di fare le cose nelle difficoltà e nelle non difficoltà, però poi c'è di mezzo un avversario che ci può mettere in difficoltà come è stato anche oggi, ma diciamo che poi la partita, se la valutiamo nel generale, è una partita che comunque abbiamo giocato e abbiamo combattuto. Nel complesso poteva starci anche un pareggio? Stiamo lì a dire se, ma che conta relativamente, la partita l'abbiamo persa e dobbiamo analizzare il perché l'abbiamo persa, come l'abbiamo persa e che cosa stiamo dando. Io penso che stiamo dando molto meno di quello che è il valore di questa squadra, stiamo dando molto meno sotto il profilo dei punti, stiamo dando molto meno nelle difficoltà che ci siamo creati molte volte da soli, quindi noi stiamo dando meno, questa è la realtà dei fatti, bisogna essere obiettivi, seri e nello stesso tempo cercare di andare a recuperare quelle energie che servono per cambiare questo trend negativo. Direttore Nicola D'Ottavio, piccola contestazione a fine partita e poi ha preso la decisione di dimettersi visti i risultati negativi della Vastese. Sì, ma non per quella contestazione, perché è giusto che ci sia, è giusto che i tifosi esprimano il loro parere, è sbagliato che io ho risposto, ma non è stato soltanto un attimo di rabbia, ma non sicuramente verso nessuno, anzi dovrei anche chiedere scusa per certi versi, per quello che per come ho reagito, però è giusto che sia così, è giusto che io vado via, perché questa è una squadra che ho fatto io, una squadra che evidentemente non sta rendendo, e quindi è giusto che qualcuno paghi le conseguenze, e quel qualcuno è giusto che sia io. Mister Manolo, 3 punti importanti qui all'Aragona. Sì, 3 punti importantissimi che ci dà continuità al risultato di domenica scorsa, 3 punti conquistati
per gran parte della partita penso meritatamente, perché comunque abbiamo gestito sia il primo tempo che gran parte del secondo tempo bene, potevamo anche raddoppiare. Poi dopo la fine si è sofferto perché di fronte comunque avevamo una squadra forte, una squadra che voleva, non ci stava a perdere, una squadra che magari in questo momento sta leggermente in difficoltà, ma sicuramente verrà fuori. Quindi i ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi oggi, una squadra sta crescendo, era un esame di maturità e penso che l'hanno passato oggi. Per lei è sempre un piacere tornare all'Aragona? Guardi, nonostante magari qualche voce che sono apparse sugli spalti, qua io ho avuto una delle più grandi delusioni della mia carriera calcistica, per come è venuta in quella partita che tutti si ricorda a Celano. Quindi per me è stato veramente un grande dispiacere, e venire qui comunque mi fa piacere perché è stata un'annata a discapito del risultato finale che non era andato bene, però è un'annata dove sono stato molto bene a Vasto.